Dopo 2 anni di stop causato dalla pandemia, a Isernia è tornato l'appuntamento con la tradizionale Fiera delle Cipolle, tradizione millenaria legata alla festività dei Santi Pietro e Paolo, anche se l'etnoantropologo Mauro Gioielli individua il momento storico in cui la cipolla fu abbinata alla celebrazione dei due santi. La prima menzione però che collega la fiera stessa a quella che è la caratteristica poi della manifestazione, cioè la presenza delle cipolle, l'abbiamo solo nel 1858 in una monografia di Stefano Jadopi, che scrisse appunto una monografia sulla città, e parla della caratteristica principale di questo evento mercantile fieristico, che erano appunto le cipolle. Quindi diciamo in epoca più tarda, però non possiamo escludere che anche in precedenza ci fossero cipolle ma anche agli. La crisi sanitaria si è trasformata in crisi economica. Rispetto al periodo pre-Covid si contano circa 50 espositori in meno ed anche gli ambulanti che hanno deciso di esporre sui banchi la propria merce ormai faticano ad arrivare dignitosamente alla fine del mese. E finalmente si è ripreso tutto alla normalità. Eh sì, un po' di disagio, sì, anche per questi aumenti di prezzi e tutto. Sperando che Dio ce la manda buona. Ci troviamo in un momento un po' brutto, perché ancora il commercio non è ripartito proprio alla grande. Speriamo bene, siamo sempre ottimisti, purtroppo la gente siamo un pochettino al periodo di crisi, ma noi comunque cerchiamo al massimo di accontentare il pubblico. Mancano tanti banchi quest'anno, è una fiera ridotta, però almeno c'è una ripresa. Vediamo cosa succede, siamo speranzosi. Quest'anno la cipolla bianca di Isernia, dalla forma schiacciata e ricca di proprietà organolettiche, per il clima particolare che si è registrato in questi mesi, si presenta di ottima qualità, sia pure più piccola nelle dimensioni. A me francamente sta andando benino, perché la qualità è buona e in mezzo alla quantità esce pure la qualità buona, viene selezionata. La raccolta ci dobbiamo ringraziare veramente per il caldo torrido che è stato, e all'inizio è stato sempre a piovere, dobbiamo ringraziare il Dio, siamo stati fortunati. A me il prodotto è uscito non molto grande come gli altri anni, però non mi posso lamentare. Dai. Sono centinaia i visitatori che hanno partecipato alla Fiera delle Cipolle, molti provenienti dalle province limitrofe. La disponibilità economica di gran parte del popolo è esigua, l'importante però è essere tornati alla normalità, sia pure con prudenza. È bello, sì, c'è mancata, però sto vedendo, sono uscita col fresco perché fa troppo caldo, che mancano, ci sono dei vuoti, insomma, sono poche le baracche, almeno ancora non l'ho finita, però la sensazione è quella. Beh, meno male che è ritornata, siamo ritornati alla normalità. Speriamo che si muova anche un po' il commercio, vedo che non ci sono moltissimi espositori. Ma la ripartenza sembra ripartenza, sembra una cosa positiva. Speriamo di aumentare questo evento, così siamo tutti felici. Speriamo che tutto ricomincia da capo, che riusciamo a passare questa grandissima malattia e che ritorni, diciamo, tutto al normale, in modo che la gente può iniziare la sua vita come prima.